Allora, questa manifestazione è nata da una serie di iniziative che sono iniziate nel 2009 sul territorio di Cazzano Sant'Andrea, iniziative che in parte ricoprono un attimino anche quello che è il discorso delle 5 Terre della Val Gandino, una serie di iniziative che fate per tenere un po' vita in questa vallata che purtroppo in questi periodi si sta un attimino morendo. Cassano Sant'Andrea è partito l'anno scorso con questa prima saga della cicoria e delle capù, piatti tipici che si facevano anni fa e un attimino ripresi. L'anno scorso questa manifestazione, alla prima edizione, abbiamo fatto una sola serata. Quest'anno, visto il buon successo dell'anno scorso, accompagnato comunque anche dell'ottima musica, stasera abbiamo un buon complesso di musica country, abbiamo deciso l'amministrazione di fare questa iniziativa su 2 serate, questa sera e domani sera, giusto per dare più risalto a questa manifestazione che, torno a ripetere, l'anno scorso, fatta semplicemente in una serata, aveva riscosso molto successo e di qui la proposta di proporlo per 2 serate. Ma diciamo che questo è il periodo della cicoria, cioè chi vive nelle nostre vallate anni fa aspettavano solamente il periodo di andare per i campi e fare la cicoria, il periodo della Pasqua solitamente, anche un momento così, con le uova. A questo abbiamo abbinato i capù, che è un altro, diciamo, piatto buono della nostra zona, ovviamente i casoncelli non possono mancare. Diciamo che anche sul tavolo nostro delle degustazioni sono state poste anche tutte altre cose nella nostra vallata. Sì, prodotti della zona, tipo come la Garibalda, quella che ha vinto il miglior pane della Bergamasca, mi pare dal 2009 o 2008, e salame, formaggero, tutto quello che viene prodotto qui nella nostra zona. Allora, questa manifestazione, la festa della cicoria, come tante altre manifestazioni, ha uno scopo ben preciso. L'utile, quello che si ricaverà, verrà devoluto al nuovo oratorio di Cazzano Sant'Andrea, che ci vede impegnati ormai da un anno nel redigere un progetto dell'oratorio nuovo e sotto un ampio parcheggio posti macchina realizzato dal comune. È un'opera di comune accordo tra amministrazione comunale e parrocchia. È un sogno che si trascina da tempo. La struttura è vecchia, obsoleta, non è più a norma di sicurezza, è diventato un'urgenza. Speriamo di partire e già da diverso tempo varie manifestazioni in paese hanno come obiettivo l'aiuto concreto per realizzare quest'opera, perché sappiamo bene che le idee ci sono, i soldi bisogna raccoglierli, però noi ci fidiamo sempre della provvidenza, abbiamo un piano finanziario che adesso non sto a illustrarlo, abbiamo la volontà decisa di portarlo avanti e ringrazio gli organizzatori della manifestazione che non si dimenticano mai del loro oratorio.